Benvenuti in questo nuovo episodio di 5 curiosità scientifiche. Oggi vedremo perché i palloncini volano, perché il metallo risulta freddo. Ci vediamo dopo la sigla. Numero 1. Perché è difficile aprire il frigorifero dopo averlo chiuso? Quando noi apriamo il frigorifero, la stanza che è più calda tende a riscaldare anche il frigorifero. Quando noi richiudiamo, il frigorifero tende a ritornare alla temperatura di regime, magari 4 gradi, 3 gradi, 5 gradi. Questo tipo di trasformazione è isocora perché il volume del frigorifero è rimasto sempre lo stesso. Quello che è variato è la temperatura e l'unico altro fattore che può variare è appunto la pressione. In una trasformazione isocora, il rapporto tra pressione e temperatura deve essere costante. Quindi se una diminuisce, anche l'altra deve diminuire. Quindi diminuendo la temperatura, diminuisce anche la pressione. E si crea un vuoto che ci rende più difficoltosa l'apertura del frigorifero. Numero 2. Come mai alcuni palloncini volano? I palloncini che volano sono gonfiati con l'elio. L'aria è formata da azoto, anidride carbonica, ossigeno, vapore acqueo, tutti gas molto più pesanti dell'elio. Quindi l'elio, che è molto più leggero, tende a galleggiare, proprio come fa l'olio sull'acqua. I palloncini gonfiati dall'elio però non è che salgono all'infinito, salgono fino a un certo punto e poi esplodono. Vediamo perché esplodono. La pressione dell'aria diminuisce. La pressione dell'aria salendo in quota diminuisce e la densità dell'aria anche diminuisce. Il palloncino tende ad espandersi fino a esplodere. Numero 3. Perché sentiamo il mare nelle conchiglie? Quando avviciniamo la conchiglia all'orecchio, ci sono dei punti da cui può entrare il rumore esterno, il vento, e questo all'interno della conchiglia rimbalza, fa un eco e a noi sembra di sentire il mare. Numero 4. Perché i metalli risultano sempre freddi? Noi d'estate, anche con 30-40 gradi, cerchiamo i metalli perché sappiamo che troviamo del refrigerio toccandoli. Ma come mai anche con elevate temperature sembrano freddi? In un sistema isolato, tutti gli oggetti a un certo punto raggiungeranno l'equilibrio termico, cioè avranno tutti quanti la stessa temperatura. Quindi anche in una stanza possiamo considerarla come un sistema isolato, per cui tutti gli oggetti hanno la stessa temperatura, quindi anche il legno, un metallo, tutti la stessa temperatura. Il motivo per cui ci sembrano più freddi sta in una proprietà dei materiali, la conducibilità termica. Il metallo ha un'alta conducibilità termica a differenza per esempio del legno, cioè è in grado di trasmettere molto più calore rispetto ad altri. Adesso vediamo meglio. Quando noi lo tocchiamo, noi abbiamo una temperatura sicuramente maggiore del metallo e gli trasferiamo molto più calore rispetto a quando tocchiamo il legno. E da qui la sensazione di freddo quando tocchiamo il metallo e caldo quando tocchiamo il legno. Numero 5. Come mai se tocchiamo con la lingua il ghiaccio rimaniamo attaccati? Il ghiaccio che esce dai nostri freezer si trova a circa meno 20 gradi. Quando noi lo tocchiamo con la lingua, che è umidiccia e quindi ha delle particelle di acqua, queste particelle di acqua solidificano immediatamente e noi rimaniamo intrappolati. Questo è tutto per oggi. Fatemi sapere se avete altre curiosità qua sotto. Mi raccomando, mettete like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.